Ciao a tutti! Oggi io e Maria vogliamo mostrarvi e quindi condividere con voi il libricino interattivo completo dal titolo Alla coperta del fiore. Giusto! Vediamo una piccola anteprima. Ecco qui il nostro libretto. È bellissimo e divertente da costruire. Bella! Perché ovviamente abbiamo qua davanti abbiamo un fiorellino piccolo. Come l'abbiamo chiamato? Rose. Si stacca e ci accompagnerà per tutto il nostro viaggio all'interno del fiore. E lo rimettiamo qua. E poi diciamo che le schede... Il libricino è abbastanza semplice da preparare perché basta andare sul blog all'indirizzo www.inclusiva-mente.it e scaricare il file. Però all'interno del libretto c'è anche il modello di un fiore e quello non è tanto semplice da preparare, però sul blog troverete tutti i passaggi per poterlo fare. Ecco qua il nostro modello di fiore, vedete? Quello che poi troverete all'interno del libretto. Questo però l'abbiamo fatto a parte per potervi spiegare passo passo come costruirlo. Vai Maria, cosa c'è scritto qua sopra? Apri e guarda. E vai, apri. Apri. Wow! Avete visto? Allora, qua si può tutto staccare. Si può staccare qua in basso, che sono i sepali. Poi si possono staccare anche questi due petali. E così all'interno abbiamo la struttura del fiore. Vero Maria? Questo lavoro è stato molto bello, molto divertente e in più ha permesso a Maria di memorizzare e imparare delle parole non tanto facili, vero? Non tanto facili da memorizzare, perché sono parole appartenenti a un linguaggio tipicamente scientifico e quindi costruire il modello del fiore è stato molto molto utile. Vero Maria? Allora, adesso cosa facciamo? Adesso sfogliamo il nostro libretto, questo qua, eccolo, con Rose che ci accompagna e facciamo vedere come è fatto all'interno. Ok. Petali. Sì. Vaso. Tiro. Super brava Mari. Eccoci. Allora, se il nostro libricino interattivo sul fiore vi è piaciuto, potete trovarlo e scaricarlo sul nostro blog all'indirizzo
punto inclusiva trattino mente punto. Alla prossima, ciao, ciao.